Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati puntuali come sempre negli studi di Ippocrate e la medicina come professione per parlare della vostra salute, per darvi i consigli attraverso la voce dei nostri esperti. Oggi parliamo del tumore del cavo orale perché il 13 maggio si celebra l'Oral Cancer Day e con questo giorno si inaugura un intero mese dedicato alla prevenzione di questa patologia, ma tutti i dettagli ve li raccontiamo nel servizio. Si sviluppa sulla superficie della lingua, all'interno delle guance, sul palato, sulle labbra, sulle gengive, sulle ghiandole, che producono la saliva e nella parte posteriore della bocca e la faringe. È il tumore della bocca, noto anche come cancro orale, il sesto tipo di tumore più frequente al mondo. La presenza sulle mucose del cavo orale di una tumefazione persistente, di una macchia bianco-rossastra che non regredisce, oppure di una ferita che non si rimargina, è un possibile segno di allarme, perché potrebbe trattarsi di una lesione pretumorale o tumorale della bocca. Questo tipo di cancro è più frequente tra gli uomini di età compresa tra i 50 e i 74 anni e solo un caso su 8, il 12,5%, riguarda persone di età inferiori ai 50 anni. In Italia ogni anno vengono diagnosticati circa 4.500 casi di tumore alla bocca e che causano circa 3.000 decessi. Il tumore del cavo orale è più frequente nelle persone che fumano tabacco e bevono alcolici. La presenza contemporanea di queste due abitudini moltiplica il rischio di sviluppare tumori alla bocca. Tra i sintomi più comuni, ulcere della bocca doloranti che non guariscono entro alcune settimane, noduli persistenti in bocca o nelle ghiandole del collo, allentamento inspiegabili dei denti, insensibilità o intorpidimento del labbro e della lingua, macchie bianche o rosse sul rivestimento della bocca o della lingua, cambiamenti nel linguaggio, dolore o difficoltà durante la deglutizione, disfagia, perdita di peso inspiegabile e difficoltà a muovere la mascella. Il cancro della bocca può diffondersi direttamente nei tessuti vicini o attraverso il sistema linfatico. Se riconosciuto nelle prime fasi di sviluppo, può essere curato con un'elevata percentuale di guarigione. Purtroppo, però, spesso viene scoperto in ritardo, sia perché i sintomi vengono sottovalutati o perché confusi con altre malattie meno gravi, quali ascessi dentari. E allora per parlare dell'Oral Cancer Day, ma anche per approfondire l'importanza di una prevenzione che si è fatta durante l'arco di tutti i 365 giorni dell'anno, ci colleghiamo con il nostro ospite di quest'oggi, il dottor Fabio Scafidi, vicepresidente nazionale ANDI e presidente ANDI Milano, Lodi Monza e Brianza. Benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno a lei. Allora, io partirei proprio dallo spiegare l'importanza di questa giornata, di questo periodo dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione, soprattutto perché ovviamente, come dicevo poc'anzi, la prevenzione è un'abitudine che dovremmo avere tutto l'anno, non soltanto durante un giorno oppure un intero mese dell'anno. Perfetto, questo è un dato di fatto fondamentale. E comunque l'importanza di questa giornata e della prevenzione che deve essere seguita per tutto il periodo dell'anno e per tutta la vita dell'individuo è fondamentale ed è data dai dati che voi avete appena prospettato. Questi dati sono per alcuni versi, come dire, anche ottimistici, in quanto l'incidenza, cioè il numero, il nuovo numero di casi l'anno che si determinano in Italia, che mi pare che nel vostro servizio siano stati quantificati come 5-6 mila, in realtà sono anche di più, nel senso che circa 10 mila casi abbiamo riconosciuto nel 2020. Ed è un numero estremamente elevato, proprio perché questo tipo di tumore, che è il sesto, come voi avete detto, per incidenza e per frequenza, è un tumore purtroppo che ancora pesa, su cui pesa una forte mortalità. Nel senso che la sopravvivenza a questo tipo di tumore dopo 5 anni dal suo riconoscimento e della sua cura purtroppo conduce a circa il 50% dei decessi. Quindi potete capire che si tratta di un tumore estremamente aggressivo, pericoloso e che è necessario che sia riconosciuto prima possibile. Assolutamente la tempestività della diagnosi è un po' il cuore
dell'argomento, credo, che poi tocchiamo spesso quando parliamo di patologie gravi come questa, perché riconoscere tempestivamente una patologia significa avere maggiore possibilità di sottoporsi a trattamenti adeguati e quindi avere anche delle prospettive migliori per il futuro. In questo caso particolare, ci sono dei sintomi, dei segni, o noi amiamo anche chiamarli campanelli di allarme che ci possono far sospettare che magari soffriamo di questa patologia e quindi ci inducono, ci spingono a consultare uno specialista. Certamente sì. Allora, dunque, i segni e i sintomi che voi avete manifestato e che avete descritto nel servizio sono presenti e sono reali. Il problema è che non bisogna arrivare a quei segni e quei sintomi, nel senso che ci sono delle manifestazioni precoci che non sono ancora cancro, ma che noi chiamiamo come manifestazioni precancerose che possono essere riconosciute dal professionista e a volte segnalate anche dallo stesso paziente che ancora prima che diano comunque una pericolosità possono essere riconosciute, rimosse e quindi creare quella prevenzione primaria fondamentale che permette di evitare il cancro e di guarire completamente. Perché il cancro di per sé ha una storia clinica che non è immediata, richiede del tempo, mesi, anni, e prima che diventi pericoloso, possa creare quindi delle manifestazioni a distanza sotto forma di metastasi, il cancro di per sé può essere riconosciuto nelle sue lesioni più precoci. Lesioni precoci che possono essere riconosciute. Perché poi si manifesta in una zona assolutamente visibile. La visita clinica è fondamentale, poi il dubbio diagnostico permette successivamente di fare degli esami strumentali semplicissimi, per esempio una semplice biopsia, e questo poi permette di riconoscere il tipo di lesione e quindi orientare l'intervento terapeutico più adatto. In questo modo è fondamentale ovviamente la prevenzione, quindi che il cittadino, il paziente, si faccia visitare periodicamente dal proprio dentista. Una visita ogni 6 mesi, 8 mesi, al massimo una volta l'anno, è sufficiente per prevenire malattie frequentissime come le carie, malattie delle gengive, eccetera, ma anche questo tipo di malattie che il cittadino, paziente, molto spesso minimizza. E diciamo prende un po' sotto gamba. Invece sono delle malattie ovviamente molto più importanti di altre e come tali devono essere viste, riconosciute e intercettate per qui. E immagino che durante questa giornata e questo periodo di sensibilizzazione vogliate rivolgere soprattutto a coloro che questa abitudine non ce l'hanno, perché purtroppo non tutti sono abituati a sottoporsi ad una visita da un dentista ogni 6 mesi, 8 mesi o anche una volta all'anno. È un'abitudine che è più o meno frequente a seconda delle persone. Allora, chi vuole effettivamente aderire alla giornata perché prende coscienza dell'importanza della prevenzione dal punto di vista del cavo orale, che cosa deve fare? Ci può dare qualche dritta proprio pratica per aderire? Assolutamente sì, è molto semplice. C'è un sito di riferimento che si chiama www.oralcancerday.it e anche un numero verde di riferimento dove possiamo avere tutte le informazioni adeguate. Che cosa facciamo noi? Nella giornata del 13 diamo il via al mese della prevenzione per il carcinoma orale, verso il carcinoma orale, che interesserà dal 14 di maggio per un intero mese tutta la nostra rete di studi aderenti, che è capillare sul territorio nazionale, che permetterà attraverso una visita senza impegno di tipo gratuito nei nostri studi di far visitare la propria bocca e quindi eventualmente riconoscere delle problematiche. Sarà compito del professionista a quel punto, se ci fosse qualche problema, indirizzare la persona al centro di riferimento dove l'indagine diagnostica possa essere approfondita. Un altro riferimento, oltre al sito, può essere il numero verde, che se mi permette glielo dico
direttamente 800 058 444, ripeto, 800 058 444. Attraverso questo numero verde avrete tutte le informazioni sia per sapere dove i nostri dentisti dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani sono presenti nelle piazze il giorno 13, sabato 13 maggio, e quali studi aderenti della nostra rete nazionale sono presenti appunto sul territorio in vicinanza rispetto alla sede, all'abitazione dove è comodo per il paziente. Nell'ambito dei vari territori poi abbiamo delle, come possiamo dire, delle joint venture, delle collaborazioni anche con altre organizzazioni e in modo particolare a livello lombardo, non solo a Milano, ma anche a Monza Brianza, Crema, Cremona, ci siamo organizzati con i nostri ordini dei medici, in modo particolare con la componente odontoiatrica. E attraverso la preziosa collaborazione dell'Istituto Stomatologico Italiano, che ci fornisce un mezzo, un'ambulanza odontoiatrica che ci permette di fare le visite sul campo, potremo utilizzare non soltanto la giornata del 13, ma per esempio a Milano anche quella del 14, per visitare i pazienti, le persone che vogliano in quell'occasione essere visitate. E questo permetterà comunque di avere un rapporto diretto con la cittadinanza, in modo che l'informazione arrivi dal professionista direttamente al cittadino. E penso che questo sia l'elemento fondamentale per creare motivazione e quella cultura della prevenzione che purtroppo in Italia manca. Prima di salutarci abbiamo davvero 60 secondi, però volevo sottolineare una cosa che può sembrare banale, però per le persone che magari ci guardano da casa non lo è, perché c'è un luogo comune, quello che il dentista fa un po' paura. Quando si fanno questi consulti e questi controlli, ovviamente volevo tranquillizzare eventualmente chi parteciperà alla giornata che non è nulla di doloroso, di invasivo, giusto? È una cosa semplicissima, in quanto, come è stato detto nel servizio, tra l'altro mi faccio i miei complimenti perché è stato fatto molto bene. Le lesioni sono assolutamente visibili, nel senso che le zone dove il tumore più facilmente si sviluppa è a livello dei tessuti molli, per cui a livello delle guance, a livello della lingua, a livello del pavimento linguale, sottolinguale, a livello del labbro inferiore. Queste sono le strutture più facilmente colpite, che sono le strutture assolutamente visibili, le possiamo vedere noi quando facciamo una sorta di autovalutazione, di auto, non voglio dire diagnosi, perché chiaramente per questo ci vogliono delle competenze adatte, comunque una sorta di autovalutazione visiva del nostro carnale. E ovviamente il dentista che alla poltrona con opportuni mezzi ingrandenti, con la luce necessaria, con la comodità che la poltrona ci dà, permette di fare una visita semplicissima di tipo ispettivo, quindi utilizzando solamente gli occhi e le proprie mani per poter guardare il problema direttamente lì dove si verifica, si Allora, dovesse la ringrazio per verificare. essere stato con noi quest'oggi e ricordo quindi ai nostri telespettatori appuntamento il 13 maggio con l'Oral Cancer Day. Grazie ancora per essere stato nostro ospite. Grazie, io ringrazio voi e saluto tutti i cittadini e li invito a venirci a trovare. Buongiorno. Ippocrate finisce qui, ma ci rivediamo come sempre domani alla stessa ora su questa rete. Grazie e buona giornata.